Gunner in questo nuovo video. Allora, dove appunto vi farò la video recensione, come avrete letto dal titolo, del G36C della Jingong. Partiamo subito senza perdere tempo. Allora, iniziamo a dire che a questo G36 gli sono state fatte delle modifiche, cioè è stato aggiunto un silenziatore da 17 cm, forse un po' di meno, detto un po' una stronzata. E queste slitte che di suono, quando lo comprate, vi danno quella piccola. Io ci ho aggiunto queste tre perché, essendo tutto in ABS, a me piacciono più i fucili in metallo, quindi le repliche in metallo, scusate. Quindi ho voluto prendere queste qua. Partiamo subito con la descrizione, partendo da dietro con il calcio che è abbattibile, che si va ad incastrare con questo pirulino qua, spuntone come lo volete chiamare, e vediamo che le dimensioni sono davvero davvero piccole, il che può starvi anche in uno zaino da scuola, quindi sono veramente piccole, togliendoci il silenziatore naturalmente. Poi oh, se ci mettete un silenziatore da 20 cm saranno fatti i vostri. Poi qua subito vediamo l'attacco per la cinghia, che non è ambidestro, è solo per destri. Selettore di fuoco ambidestro. Grilletto, sotto al grilletto troviamo la leva per l'espulsione del caricatore, che è come quelli degli AK e non M4, perché qua non c'è nessun punzaltino se non questo che serve per smontare questo pezzo qua. Quindi sì. Caricatore da 480 colpi nero, non traslucido, che fa anche dei buoni scatti. Poi sopra vediamo tutto questo bel rail in metallo con le tacche di mira che a mio parere sono fantastiche. Guardate. Quelle posteriori sono due, una e due, e a mio parere sono davvero davvero fantastiche. Non si poteva chiedere di meglio. Poi, sotto questo bel rail troviamo la leva d'armamento che è ambidestra, ok, come nella controparte reale, e che dà accesso al vano OPAP, che l'OPAP è questa rondella qua. Questo pezzo di metallo è il gruppo PAP, che io l'ho fatto cambiare perché era in plastica e io l'ho rotto, coglione io. E poi qua davanti troviamo il paramano, che adesso svitando il silenziatore, adesso vi faccio vedere come si toglie. È molto semplice, c'è cioè questo pernetto qua, vedete? Che se voi lo spingete, lo tirate fuori. Ecco. C'è il vano batteria. Ora vi faccio sentire con una batteria. Questa è quella che va negli M4, perché qua non ci sta. Quelle tre, in alcuni M4 sto parlando. Allora, abbattiamo il calcio perché sennò è un po' un casino, se no non sta nell'inquadratura. Ci attacco la batteria, che ricordiamo che è da 1500 mAh. E vi faccio vedere la reattività del grilletto. Sparo prima colpo singolo. E raffica. Ok, il suono è anche ben definito. Veramente, secondo me, è un ottimo acquisto per chi vuole iniziare a softair, perché c'è. Secondo me, per chi vuole iniziare a fare softair, un G36 Jingong, anche Golden Bow. Quello della Golden Bow costa leggermente di più. Togliamo la batteria. Vabbè. Costa un po' di più, però per iniziare è veramente veramente buono come fucile. Ok ragazzi, il video è finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.